Tagliavini Michele, allenatore del Noceto, risultato 3-2 per il Fiorenzuola, forse come si può dire, la cosa più negativa del match è stato il risultato, perché del resto secondo me i tuoi ragazzi hanno giocato una buona partita. Secondo me dal punto di vista della prestazione non c'è. Sono molto contento della prestazione che hanno fatto i miei, anche perché ricordiamo che sono state due squadre praticamente diverse, quella del primo e quella del secondo tempo. Due squadre che tra l'altro non si conoscono neanche tra di loro molto bene, quindi voglio dire è stato un'interpretazione diversa della partita. Il Fiorenzuola è venuto qua per giocarsi la vittoria con i propri giocatori dall'inizio alla fine. Noi invece, siccome cerchiamo di utilizzare anche questo torneo per vedere quelli che possono essere, sì, per il futuro, quelli che possono essere i giovani più interessanti e più promettenti, abbiamo deciso di fare questa scelta. Ecco, io sono molto contento della prestazione dei miei. Devo dire che per qualche episodio purtroppo ce l'abbiamo qualche episodio da recriminarci, ecco, secondo me. Se avessimo finito con pari numero di giocatori, secondo me potremmo parlare tranquillamente anche di un forse pareggio. Quello è un merito vostro. Certamente, infatti su quello dobbiamo recriminare assolutamente, quello sì. Poi in più, se facciamo anche la differenza tra i due campionati che hanno fatto le due squadre, loro hanno fatto gli onori nazionali, noi regionali, quindi dovrebbe forse un po' di differenza sicuramente sì, però stasera secondo me chi è venuto a vedere la partita sì. Può ma infatti ha visto sicuramente cose bellissime del Fiorenzuola, sì, ma noi lo dobbiamo demeritare, secondo me. Poi insomma si sa, quando ci sono tutti i giocatori nuovi che si conoscono poco, c'è anche una parte di partita che è dedicata proprio alla fase, una fase della conoscenza tra di loro. Quindi era in procinto anche per essere nominato anche il numero 9, sì, Beatrice Zotti, come miglior giocatore, ha fatto un tempo e basta. Mi è stato imposto. E allora? No, sono tutte scelte fatte prima, perché era un giocatore molto impegnato in questo periodo, quindi già eravamo d'accordo. L'avrei tenuto su volentieri però. Va bene. Niente, allora in bocca al lupo. Grazie mille. Per i prossimi campionati. Credi, grazie, arrivederci. Dai, cose, dai, dai. Sì!
Allora, Zibi Mosè, centravanti del Fiorenzuola, è stato nominato come il miglior giocatore della partita di Ams. Le tue caratteristiche e le tue squadre in cui hai militato fino adesso, così come carriera? La prima squadra in cui ho giocato è stato il Grassalleo. Grassalleo di Parma? Sì, di Parma, ho fatto i miei primi passi lì e dopo sono nato al Colorno. Io sono cresciuto, diciamo, e quest'anno è il mio primo anno a Fiorenzuola. E il fatto che hai pianto di allievi regionali? Sì, però salivo anche con la Unione. Salivi anche con la Unione? Sì, sì. E a livello di gol, quanti, a che punto sei? No, io non li conto i gol. No, non li conti, bene. Abbiamo visto che hai una buona tecnica, sei del 2001, per cui tanti auguri per il tuo futuro. Grazie. Con il tour del Fiorenzuola, risultato 3-2 che vi premia e che poi vi fa proseguire per il proseguo del torneo, se non sbaglio, ormai. Beh, non lo so, adesso speriamo, ecco. Sì, no, in base ai risultati secondo me non dovreste avere più problemi, perché questa qua è già la terza partita. La terza partita. Quindi voi avete 7 punti, se non sbaglio, sì. Quindi al limite sarete tra la miglior seconda, e di più non se ne possono fare, i primi passano. Passeranno con 9 punti. Per la partita cosa mi dice? Io dico che siamo partiti bene, abbiamo cominciato la partita cercando di pareggiare, però di giocare a calcio, cercando di andare anche a fare gol, però è un po' la nostra pecca fare gol, quest'anno facciamo molta fatica. Poi ce la siamo complicata noi perché abbiamo cominciato a fare delle cose che non dovevamo fare, tipo ci siamo sbilanciati in avanti per voler cercare di fare chissà cosa, invece noi dobbiamo essere sempre compatti, dobbiamo mantenere la squadra compatta che gioca sempre nello stesso modo, e allora si può anche recuperare la partita, si può vincerla perché l'abbiamo anche vinta, però bisogna giocare un po' con più cognizione, con più... I ragazzi devono capire quando è ora di attaccare, però devono capire anche quando è ora di difendere, perché c'è una squadra di fronte che pur essendo di categoria inferiore però lotta, suona in palla e quindi... Io se posso ho notato, secondo me, secondo quello che ho visto in campo, ho notato
poca lucidità, specialmente nel secondo tempo. Primo tempo sì. Gli scambi tra i vari giocatori ci sono stati, il secondo c'è stato un po' di confusione, sì, un po' di confusione, finalizzati poi, sempre in una maniera sbagliata. E poi abbiamo sbagliato molte finalizzazioni, molti gol, noi abbiamo buttato via tanti gol, sbagliamo tante la finalizzazione dell'azione proprio. Noi magari riusciamo a costruire qualcosa, poi però quando è ora di far gol sbagliamo molto. Incide molto nelle nostre partite questo discorso, insomma. Bene, abbiamo terminato, tanti auguri per il proseguo del campionato. Grazie, arrivederci. Dimmi che formazioni? Bravo! Non è serio.